Roman Polanski è uno dei grandi maestri del cinema, 90 anni compiuti lo scorso 18 agosto, nel corso di 6 decadi ha girato grandissimi film come Chinatown, come L'inquilino del terzo piano, come Il pianista. Nel 2019 portò in concorso qui L'ufficiale e la spia sul caso Dreyfus che vinse il Leone d'Argento. Quest'anno è tornato non in competizione con The Palace che purtroppo però non è a quei livelli. Oh, Mr. Krasi, c'è forse qualche problema? Questo posto è diventato una cacata. Vorrebbe un cioccolatino, signore? È la vigilia del Capodanno del 2000. Nell'aria aleggiano teorie complottiste, incertezze sul futuro e la grande paura che il mondo possa finire da un momento all'altro. Si sta per lasciare il vecchio secolo alle spalle con una grandissima voglia di entrare in questo misterioso ma affascinante nuovo millennio, pronto a stravolgere e rivoluzionare la vita delle persone. Siamo in un lussuoso hotel svizzero a Gstaad, un resort idilliaco sulle Alpi, che diventerà sempre meno magico di minuto in minuto, mentre orde di personaggi viziati ed esigenti si registrano per festeggiare in grande stile. Ci sono russi con valigie piene di soldi, un ex porno star, un uomo d'affari che sta organizzando loschi intralazzi finanziari, una famiglia cieca che potrebbe o non potrebbe essere imparentata con lui, una marchesa amante dei cani con la passione per il caviale, un chirurgo plastico che ha lavorato sui volti di almeno la metà degli ospiti, un anziano miliardario con la moglie ventenne amante dei pinguini ed altri elementi stravaganti e bizzarri. Lo staff dell'hotel fa del suo meglio per soddisfare le loro richieste e prendersi cura di una marea di contrattempi e quando finalmente arriva la mezzanotte non accade nulla. È difficile credere che siano passati più di 60 anni da quando Polanski scrisse insieme ad un altro grande regista polacco, Jerzy Skolimowski, un film come Il coltello nell'acqua, ma è ancora più difficile credere che questi due giganti del cinema internazionale si siano riuniti per inventare una farsa terribile senza gioia, basata sul sottogenere satira sugli ultraricchi che da qualche tempo prospera sullo schermo. Basti pensare al Triangolo della tristezza di Ruben Östlund, che l'anno scorso ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. È su questa scia che vorrebbe inserirsi The Palace, che però è di cattivo gusto e per nulla divertente. Eppure molti dei precedenti lavori di Polanski avevano messo in mostra un tipo di umorismo oscuro e surreale. Vedi ad esempio Per favore non mordermi sul collo, storia di vampiri non particolarmente riuscita, ma che rispetto a The Palace sembra un film di Lubitsch. Persino Rosemary's Baby aveva un tocco mordace e uno spirito nero, ma evidentemente, quando la sua commedia non affonda le radici nel dramma, Polanski gira vuoto. Il problema più grande è una sceneggiatura che non ha la minima idea di dove indirizzare la storia e niente è lontanamente divertente. Ci sono allusioni oscene, battute sfacciate sull'Alzheimer, un umorismo scatologico, milionari ubriachi che cadono a faccia in giù nel caviale, vomitano nelle limousine e urinano sulle luci di Natale. Data l'ambientazione, si può parlare di un film che indossa il cattivo gusto come una pelliccia di visone, costringendo lo spettatore a guardare i personaggi diventare sempre più ubriachi, più rumorosi e più sgradevoli, fino a quando non arriva la mezzanotte e scoppiano i fuochi d'artificio. Abbiamo visto cinepanettoni di gran lunga migliori. Per chi ama Polanski come me, spiace dover dire che The Palace è tra le cose peggiori che abbia mai realizzato e personalmente mi auguro che, a dispetto dei suoi 90 anni, trovi la forza e i finanziamenti per girare un nuovo film. Perché se questo finisse per essere il suo ultimo sforzo, sarebbe davvero un delitto porre fine così ad una carriera che include alcuni dei più grandi capolavori del cinema moderno. Dovremo occuparcene mentre ci saranno i fuochi d'artificio. Eccellente. Signore?